Antenna Rai, quale futuro? Da anni se ne parla, ma i cittadini nisseni, non solo, attendono ancora risposte certe, definitive, sulla destinazione dell'impianto di trasmissione. L'antenna più alta d'Italia potrebbe essere demolita, oppure rappresentare il pezzo forte di un museo per attrarre turisti o altro ancora. Diverse le ipotesi nel corso del tempo che hanno creato fazioni e divisioni tra favorevoli, contrari e indifferenti. Intanto diversi cittadini continuano a segnalare che non tutte le luci si accendono nelle ore notturne. E nell'attesa che qualcosa si muova, spopola sul web l'impresa di un giovane che ha scalato l'antenna, realizzando immagini inedite e forse irripetibili da quell'altezza. Da più parti comunque si ravvisa anche la necessità di un continuo servizio di vigilanza nella zona, per evitare il rischio, non proprio remoto, che qualcuno si avventuri in un'altra impresa del genere, senza misure di sicurezza.